Maria Rubino, assessore del Comune di Campobasso, l'amministrazione tanto sta facendo per la valorizzazione dei misteri. Sì, buonasera, stiamo lavorando. Da tempo che il Comune si sta impegnando nella valorizzazione di questo particolarissimo patrimonio della nostra città, questo aspetto molto diciamo che fa parte del DNA dei nostri cittadini campobassani. E quindi io mi sono inserita in un percorso già iniziato e in cui mi trovo perfettamente, perché appunto ritengo che il futuro e il presente si possa capire per andare verso il futuro se si conosce il passato. Siccome questo evento è qualcosa che risale al Settecento, quindi proprio agli albori di questa comunità, quando si sono creati i gruppi sia di potere e quindi legame, ecco, i misteri sono un legame tra i gruppi di potere che c'erano, con il popolo, ecco, con l'aspetto poi religioso chiaramente, ed è qualcosa che è veramente sentito dai campobassani, veri campobassani. E allora lavorare in questo senso con un team che si sta muovendo nella direzione della valorizzazione e soprattutto verso la presentazione di un dossier da presentare a Parigi per il riconoscimento UNESCO, ecco, in questa veste mi trovo a mio agio, perché collaboro con persone squisite che hanno questo mio stesso modo di intendere la vita sociale, in questo caso amministrativa, e i primi risultati penso che sono anche arrivati, e ne è testimonianza questa targa che io tra un po' donerò al Museo dei Misteri di Campobasso, e che è un riconoscimento che ha avuto il Comune, veramente la città di Campobasso, quindi i cittadini, perché i misteri non sono altro che patrimonio di tutti i campobassani, e qui andremo a collocare questa targa per farla rimanere e per diciamo far partecipi tutti di questo alto riconoscimento che abbiamo avuto dell'inserimento dell'anno europeo del patrimonio culturale 2018 dei nostri misteri del Corpus Domini. Carmine Aurisano, lei è un volto storico dei misteri. La sua famiglia da 100 anni prende parte a questa importante manifestazione. Ha sempre contribuito in qualche modo, con volontariato, con direttamente, indirettamente, però ha sempre contribuito a dare una mano per la buona riuscita della sfilata del Corpus Domini. Diciamo sfilata perché allora i misteri uscivano solo il giorno di Corpus Domini. Invece adesso, quando è subentrato la famiglia Teberino, ha dato più valore e risalto agli ingegni, alla Sagra dei Misteri, eccetera, con più manifestazioni, anche con l'apertura del museo a cui diciamo si dedica interamente un componente della famiglia Teberino, perché qui quando dici famiglia dici padre, madre, figlia, il primo figlio, secondo figlio, cognati, e cioè viene intesa la famiglia per intero. Quindi è stato molto importante l'entrata di Teberino nei misteri. Io, in qualità di vecchio dei misteri, che diciamo ho vissuto un po' la storia pluriennale e centenaria e tramandata anche dai nonni, da mio padre, eccetera, posso dire che senza i Teberini, signori miei, a quest'ora Campobasso non avrebbe misteri,
non li avrebbe, perché ogni anno, pensate, si andavano a raccogliere i ferri, un ferro di qua, un ferro di là, non c'era nemmeno un sito dove stavano montati i misteri, erano tutti depezzati, dico io. E con loro c'è stato proprio questo passaggio qui, poi sempre insieme a loro, con loro sono stati rifatti tutta la parte in legno di tutti i misteri, sono state allungate anche le sbarre e la manutenzione annua, ma che viene fatta giornalmente, è tenuta da Giovanni De Berì. Ecco perché dico che al di là della meritocrazia andrebbe proprio un plauso a questa famiglia qui e un riconoscimento da parte delle autorità. E torno a ripetere, senza la famiglia De Berì non ci sarebbe più storia a Campobasso. Dicevamo che la sua famiglia è da generazioni impegnata nella processione dei misteri, tant'è vero che in questo museo c'è una sala dedicata a suo padre Gino. Sì, esattamente, sala che ha voluto il capostipite dei De Berì in quanto sapeva, riconosciuto i meriti e l'impegno che papà ha profuso per questi ingegni qui. C'è anche un qualcosa che lega, al di là dell'amicizia di fanciulli, perché sono stati amici da bambini, c'è un fatto: la musica dei misteri, che accompagna i misteri, è nata nel 1995 con decisione che papà era maestro di banda, in quanto l'avete sicuramente conosciuto, ha fatto il maestro di banda per il coro del Venerdì Santo per anni e anni e anni. Le sue musiche in cattedrale sono ancora presenti, suonano ancora con le musiche di papà. Decisero insieme di trasformare la marcia del Mosè in inno dei misteri, e questo è avvenuto di comune accordo tra De Berì e mio padre. Quindi non significa niente, però significa che c'era un accordo e una stima reciproca della famiglia. Io, attraverso questo microfono, ringrazio la famiglia De Berì, perché riesce a mantenere viva, e anzi una volta era viva, adesso è un fuoco che arde su Campobasso, che sono i misteri. Laddove io dico che una volta visti non si dimenticano più, e chi ha avuto la fortuna di vederli vuole sempre tornare a rivederli. Amici di Telemolise, il nostro viaggio al Museo dei Misteri termina qui. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordiamo che potete seguirci al canale 11 di Telemolise, 96 in Abruzzo, 880 nel Lazio. Potete rivedere tutte le nostre puntate collegandovi al sito internet www.telemolise.com.